Allora, raga, oggi con le mie punte, un ospite veramente speciale, perché oggi faremo vedere non solo come allacciare le punte, che solo allacciate male. Oddio, raga, non riesco più a slacciarle. No. Più o meno cercate di toglierle. Io adesso le tolgo per problemi, però state attenti con le punte che sono veramente molto delicate. Io le slaccio perché... cioè, veramente si è creato un nodo. What? Comunque, sono queste qui le mie punte. E oggi vi farò vedere... appunto, tutte le mie punte. Queste qui sono quelle che utilizzo perché sono le migliori. Con anche i salvapunte. Non solo vi farò vedere le punte, ma anche le scarpe di danza classiche. Quindi quelle che si usano quando si deve fare danza. Allora... faccio vedere. Iniziamo con il primo pacchetto, che sono state le mie prime punte, che anche non sono state proprio le migliori. Allora iniziamo facendo la categoria scarpe prime, quindi scarpe, le prime scarpe, e poi vi faccio vedere tutte le punte che ho messo qui, perché ne ho solo due, quindi non mi ammazzate. Allora, prime scarpe che ho comprato appena ho iniziato a fare danza sono state queste qui, quando avevo tipo 6 anni, cioè guardate, e sono le classiche sempre. Compravo sempre queste scarpe normali da Decathlon, e sono queste. Seconde scarpe sono queste qui che ho comprato al secondo anno, dove abbiamo iniziato a fare le spaccate e tutto quanto, e quindi ho iniziato a prendere queste scarpe un po' più comode già, con questo un po' di colorito. Non so se si riesce a vedere il colore, proprio di differenza color salmone e color rosa. E queste qui sono le scarpe che me l'ho portato sempre più avanti. Poi ho comprato queste qui, scarpe della Decathlon, regalo di pagella. È stato un regalo di pagella veramente molto apprezzato, e sono queste qui nere. Con il mio tutto nero ci stavano a perfezione. Cioè, io avevo pure il body nero, e quindi vabbè, tutte le mie punte di danza classica non dirò questo video. E in pratica vi faccio vedere come si può andare ad indossare. Qui in questione la scarpa, come potete vedere, togliamo l'altra. Come potete vedere, ha la pelle, cioè è pelle, quindi quando andate a fare i movimenti, come potete vedere, sono belli. Come potete vedere, ecco, è molto particolare perché ha la X piede, sono veramente comode, però sono un po' difficili da togliere, come potete vedere, perché sono incarnate, quindi sono in pelle. Queste appunto non sono incarnate, ma sono le classiche. Mettiamo a posto, perché sennò qui faccio un botto di casino, dalla mia camera. È super casinato, ma non si vede troppo, faccio da casinata, perché quando faccio video uso sempre una postazione meno incasinata possibile. E più o meno oggi ci saranno dei miei amici, sicuramente tanti amici li faremo. Intanto mettiamo a posto le scarpe normali, quindi categoria scarpe normali finite. Quindi metto qua, scarpe normali finite. Passiamo alla categoria più importante, quindi punte. Quindi ci mettiamo a parlare un po' di più di punte. Queste qui sono state le mie prime punte, che nemmeno avevano salvapunte, quindi in pratica facevano A. E le ho pagate tantissimo, tipo per nulla. Però devo dire che adesso che io adesso le vado a mettere, faccio vedere come si mettono le punte. È sbagliato metterle così, come facevo io prima. E dovete mettervi in ginocchio, mettere la gamba così, e se io riesco a togliere questo, che è ingombrante, e mettervi in ginocchio più o meno così. Così, mettendo il piede così, iniziando a tipo mettervelo. Dopo aver messo, per mettere a fare il giro, dovete mettervi così. In questo caso io metto così lo spessore della punta, e andando a mettere così, e giro girando, in questo caso come faccio io, dovete riuscire ad allacciarle più o meno. Io prima le allaccio così, più o meno si allacciano così, infilo dentro. Sto infilando un po' dentro, eccoci qua, e messe. Adesso faccio vedere come le ho messe.
vi sono le punte, come potete vedere. Quel cartellino, vabbè, lo togliete, lo mettete dentro il più possibile. Ovviamente poi vi faccio la differenza, perché queste pensavo che erano le vere punte. Infatti, per farvi vedere che non è la differenza, facciamo qualche esercizio. È un po' difficile tenere questa gamba qua così senza un'altra punta. E come potete vedere, è tipo sbagliata. Questa parte qui è larga e quindi vuol dire che l'abbiamo allacciata male. Infatti quello era quello che facevo prima. Appunto, queste qui sono le punte che non mi sembrano, sono sbagliate, però... La mia maestra vecchia, che adesso io odio perché sono tipo tutti antipatici al Peter Pan, non ci andrò più a quel posto lì perché le maestre sono tutte antipatiche. Ok, mettiamo dentro tutto. Aspettate che riordino un attimo più possibile per chiudere. Ok, l'ultima punta del giorno è quella più bella, non la voglio indossare appunto perché c'è un attimo un problema, e sono quelle originali perché, come potete vedere, hanno anche il brillantino e c'è scritto la R. Infatti sono state quelle che ho più utilizzato, come potete vedere, e sono queste le mie punte. E ok, e poi ho fatto anche il video che è un attimo, e tipo vabbè, sono queste qua le mie punte, e vi ho trovato dentro pure il salvapunte. Che è successo tipo una storia, mio papà mi ha comprato i lacci 2 giorni prima del saggio e tipo io non lo so, perché la mia maestra non aveva coraggio, cioè non lo so, non voglio dire delle parole abbastanza non scorrette verso la mia insegnante, però è tipo molto cattiva, nel senso che non piace la religione, quindi vabbè. E queste qui sono le punte che non voleva dimettere, però per più o meno per... Charlie, dovete spingerle qua così, mettele così, perché io mi prendo così in piedi, sulle punte mi metto così. Però per riuscire a spingere il tallone dovete spingerlo avanti e indietro e dovrete riuscire a farcela, e in più anche un laccio di sicurezza, così se cado non vi faccio male. E una cosa che vi consiglio è di andare a mettere dentro appunto il coso per le punte, il coso, io coso, tu cosi e gli cosa, e vabbè non riesco a metterlo dentro il salvapunte. Ecco, 2 salvapunte e 2 paia di scarpe, e vabbè, e fatemi uno screen e poi mandatemelo sulla storia di Instagram, sul privato. Perfetto, allora questo qui era il video. Spero che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione con il rumore delle punte e anche i salvapunte che sono morbidissimi. Nulla, un bacione e ciao!